Andatevi a far consigliare dai vostri maledetti preti, allora, dissi. E mi dispiacque dopo che ebbi fatto questa osservazione, ma ero molto addolorato di sentirmi parlare da Daniel con quel tono di superiorità dopo che avevo istruito tutti gli uomini e fatto tutto quello che mi aveva detto. Non stiamo a litigarci, picci, disse Daniel, senza bestemmiare. Anche voi siete re e la metà di questo regno è vostra. Ma vedete Picci, ora abbiamo bisogno di alcuni uomini più abili di noi, tre o quattro, da poter collocare qua e là come nostri rappresentanti. Questo è uno stato enormemente grande, ed io non dico sempre proprio la cosa che bisogna fare, e nemmeno ho tempo per fare tutto quel che occorre fare, ed ecco poi che sopraggiunge l'inverno. Si rimpinzò la bocca di metà della barba, tutta rossa come l'oro della sua corona. Mi dispiace, Daniel, dissi. Ho fatto tutto quel che potevo. Ho istruito gli uomini ed ho mostrato alla gente come coltivare meglio la propria avena. Ed ho portato quei fucili da Gorband. Ma ora vedo dove volete arrivare. I re si sentono sempre oppressi a questo modo. C'è anche un'altra cosa, disse Drabo, passeggiando su e giù. L'inverno è vicino, il popolo non ci potrà più dare molta noia, ed anche se ce ne desse non potremmo muoverci. Voglio una moglie. Per amor di Dio, lasciamo stare le donne, dissi. Abbiamo tutte e due tante cose da fare quante ne vogliamo, sebbene io sia uno sciocco. Ricordatevi del contratto e tenetevi al largo dalle donne. Il contratto doveva durare soltanto fino a quando non fossimo re e re siamo stati fatti da qualche mese disse. Dravò, soppesandosi la corona fra le mani, anche voi prenderete moglie. Picci, una bella ragazzotta paffuta che vi tenga caldo durante l'inverno. Qui le ragazze sono più belle di quelle inglesi e non dobbiamo far altro che sceglierle. Bollile una o due volte nell'acqua calda e verranno fuori come polli e prosciutto. Non tentatemi, dissi, non voglio avere nulla a che fare con le donne prima che le cose non si siano messe un po meglio di ora. Ho lavorato per due e voi avete lavorato per tre. Riposiamoci un po e vediamo se si può farci venire il miglior tabacco dall'Afghan e una buona provvista di liquori. Ma niente donne. Chi parla di donne? disse Dravò. Ho detto moglie. Una regina per allevare un figlio del re per il re. Una regina che appartenga alla tribù più forte e faccia di tutti i membri di essa tanti i vostri fratelli, che giaccia al mio fianco e sappia ripetermi tutto quel che il popolo pensa di noi e dei loro propri affari. Questo è quello che mi occorre. Vi ricordate di quella donna Bengali che mantenevo a Mugul Serai quando facevo il collocatore di rotaie? dissi. Mi era molto cara. Mi insegnò la lingua ed una o due altre cose, ma che fece dopo? Se ne scappò con il servo del capostazione e con metà della mia paga di un mese. Poi tornò alla diramazione di Dadur al rimorchio di un sangue misto ed ebbe l'impudenza di dire che ero suo marito e in mezzo a tutti i macchinisti della tettoia delle macchine. L'abbiamo fatta finita con quella roba, disse Drabò. Queste donne sono più bianche di voi e di me e per i mesi d'inverno avrò una regina. Per l'ultima volta ve lo chiedo, Dan. Non lo fate, dissi. Ci porterà soltanto dei guai. La Bibbia dice che i re non devono sprecare la loro forza con le donne, specialmente quando hanno da governare un regno di così fresca data. Per l'ultima volta vi rispondo che l'avrò, disse Dravò. E se ne andò attraverso i pini, e sembrava un gran diavolo rosso poiché il sole gli batteva sulla corona, sulla barba e tutto. Portò la cosa davanti al consiglio e lì non ebbe risposta alcuna finché Billy Fish non disse che era meglio chiederlo direttamente alle ragazze. Dravò li mandò tutti al diavolo. Che cosa c'è di male? urlò, in piedi accanto all'idolo Imbra. Sono un cane o non sono abbastanza uomo per le vostre ragazze? Non ho forse steso l'ombra della mia mano su questo paese? Chi fermò l'ultima incursione dell'Afghan? Veramente ero stato io, ma Dravo era troppo arrabbiato per ricordarsene. Chi ha comprato i vostri fucili? Chi ha riparato i ponti? Chi è il gran maestro secondo i segni incisi sulla pietra? disse e batteva la mano sul masso sul quale era solito star seduto nella loggia e al consiglio che apriva sempre come loggia. Billy Fish non disse nulla, e nemmeno gli altri. State calmo, Dan, dissi io, e chiedetelo alle ragazze. Questo è quanto si fa anche da noi, e questo popolo è come gli inglesi. Il matrimonio del re è un affare di Stato, disse Dan, troppo in preda alla rabbia perché potesse rendersi conto, come speravo, che agiva contro le sue migliori intenzioni. Egli lasciò la sala del consiglio, e gli altri rimasero a sedere immobili. Guardando il terreno. Billy Fish disse al capo di Bashkai: "Che difficoltà ci sono qui? Rispondetemi sinceramente come ad un vero amico." "Lo sapete", disse Billy Fish. "Come può dirvelo un uomo se voi sapete tutto? Come possono le figlie degli uomini sposare dei o diavoli? Non starebbe bene." "Mi ricordai qualcosa di simile nella Bibbia?" Ma se, vedendoci dopo tanto tempo, come essi avevano fatto, ancora ci credevano dei, non stava a me deluderli. Un dio può fare ogni cosa, dissi. Se il re ama una ragazza, non la lascerà morire. Essa morrà, disse Billy Fish. Ci sono dei diavoli di tutte le specie su queste montagne ed ogni tanto, quando una ragazza sposa uno di loro, non si vede più. Inoltre, voi due conoscevate il segno inciso sulla pietra, soltanto un dio poteva saperlo. Noi credevamo che foste uomini finché non ci mostraste il segno del maestro. Allora rimpiansi di non aver spiegato prima gli svantaggi dei veri segreti di un maestro della massoneria, ma non dissi nulla. Per tutta quella notte ci fu un gran soffiare di corni in un piccolo tempio scuro a mezza costa della collina, ed io sentì una ragazza che urlava come se stesse per morire. Uno dei preti ci disse che stavano preparandola a diventare la sposa del re. Non facciamo sciocchezze, disse Dan. Non voglio impicciarmi dei vostri costumi, ma voglio scegliere da me la moglie. La ragazza ha un po di paura, disse il prete. Crede di andare a morire e le stanno facendo coraggio laggiù nel tempietto. Allora che le facciano coraggio con buone maniere, disse Drabò. O vi incoraggerò io con il calcio del fucile, tanto da levarvi la voglia di incoraggiare più qualcuno. Egli si leccò le labbra e si mise a passeggiare su e giù per più di metà della notte, pensando alla moglie che avrebbe preso al mattino. Mi sentivo a disagio perché sapevo che a trattare con una donna in paesi stranieri, anche se siete un re coronato venti volte, invece di una, è sempre un rischio. Mi alzai presto il mattino dopo mentre Dravò era ancora addormentato, e vidi che i preti sussurravano insieme fra loro, e i capi parlavano allo stesso modo insieme, e mi guardavano con la coda dell'occhio. Che c'è mai, Fish? chiesi al capo di Bashkai, che era avvolto nelle sue pellicce ed era magnifico a guardarsi. Non saprei dirvelo chiaramente, disse, ma se poteste decidere il re ad abbandonare tutte quelle sue sciocchezze intorno al matrimonio, Fareste a lui, a me e a voi stesso un gran servizio. Questo lo credo anch'io, dissi. Ma certo, Billy, voi sapete bene quanto me, avendo combattuto contro di noi e in nostro favore, che il Re ed io non siamo nulla più che due dei più belli uomini che Dio onnipotente abbia mai fatto. Nulla di più, ve lo assicuro. Può darsi, disse Billy Fish, e ancora ne sarì spiacente se così fosse. Egli affondò la testa nel suo gran mantello di pelliccia per riflettere per un minuto. Re, egli disse, che siate dio o diavolo o uomo, conta anche per me da oggi. Io ho venti dei miei uomini con me ed essi mi seguiranno e ci rifugeremo a Bashkai finché il temporale non sarà passato. Un po' di neve era caduta durante la notte e tutto era bianco eccetto le grosse nuvole grigie che il vento spingeva giù dal nord dravò venne fuori con la corona in testa agitando le braccia e pestando i piedi e all'aspetto contento come una pasqua per l'ultima volta smettetela dan gli dissi in un sussurro millifish mi ha detto che ci saranno dei disordini dei disordini fra il mio popolo disse dravò non è vero dici siete uno sciocco a non prendere moglie anche voi. Dov'è la ragazza? Disse con una voce tanto forte che parve il raglio di un asino. Riunite tutti i capi e i preti e lasciate che l'imperatore veda se la moglie gli conviene. Non c'era bisogno di riunire nessuno. Erano tutti lì appoggiati sui loro fucili e sulle loro lance, intorno alla radura nel centro della pineta. Una folla di preti discese fino al tempietto per portar sulla ragazza. E i corni soffiavano in tal modo da svegliare i morti, Billy Fish andava gironzolando quella e, e si avvicinò a Daniel più che poteva, e dietro a lui stavano i suoi venti uomini armati di fucili a miccia. Nessun uomo era al di sotto del metro e novanta. Io ero vicino a Dravò, e dietro a me c'erano venti uomini dell'esercito regolare, ed ecco che venne la ragazza, un bel pezzo di ragazza. Coperta d'argento e di turchesi, ma bianca come la morte e che si volgeva ad ogni istante verso i preti. Va bene, disse Dan, guardandola da capo a piedi, di chi hai paura, piccola, avvicinati e dammi un bacio. Dravolle mise il braccio intorno alla vita. Lei chiuse gli occhi, dette un grido e chinò il viso di fianco alla fiammante barba rossa di Dan. La sudiciona m'ha morso, egli disse battendosi la mano sul collo, e potete star certi che la sua mano era rossa di sangue. Billy Fish e due dei suoi uomini armati di fucili a miccia afferrarono Dan per le spalle e lo tirarono in mezzo agli uomini di Bashkai, mentre i preti gridavano nella loro lingua: Non è né Dio né diavolo, ma soltanto un uomo. Mi sentì perduto. Perché un prete tentava di colpirmi sul davanti e gli uomini dell'esercito di dietro cominciarono a sparare contro gli uomini di Bashkai. Dio Onnipotente, disse Dan, che vuol dire tutto questo? Tornate indietro, andiamocene, disse Billy Fish. È la rovina e la rivolta. Cerchiamo di aprirci la strada verso Bashkai, se ce la facciamo. Tentai di dar degli ordini ai miei uomini, gli uomini dell'esercito regolare, ma tutto era inutile. Così che sparai nel folto di essi con un martino inglese e ne buttai giù tre in una volta. La valle era piena di gente che urlava, che strillava, e tutti ripetevano con quanto fiato avevano in gola. Non è Dio né diavolo, ma soltanto un uomo. Le truppe di Bashkai fecero per Billy Fish tutto quello che potevano, ma i loro fucili a miccia non valevano la metà di quei fucili a retrocarica di Kabul, e quattro uomini caddero. Dan mugiva come un toro perché era infuriato e billyfish dovette faticare molto per impedirgli di lanciarsi contro la folla. Non possiamo resistere, disse billyfish. Facciamo una corsa giù per la valle, sono tutti contro di noi. Gli uomini dei fucili a miccia si misero a correre e anche noi li seguimmo giù per la valle a dispetto di Dravò. Egli bestemmiava orribilmente e urlava che era re. I preti ci rotolarono contro delle grosse pietre. E l'esercito regolare sparava fitto addosso a noi. E non c'erano più di sei uomini, senza contare Dan, Billy ed io, che arrivarono vivi in fondo alla valle. Poi quelli cessarono il fuoco e i corni ricominciarono a suonare nel tempio. Andiamocene, per l'amor di Dio, andiamocene. disse Billy Fish. Manderanno messaggeri a tutti i villaggi prima che arriviamo a Bashkai. Laggiù posso proteggervi, ma ora non posso fare nulla. Sono dell'opinione che Dan cominciò ad impazzire da quel momento. Guardava in alto e in basso come un maiale bastonato, poi fece per tornare indietro ed uccidere i preti con le sue proprie mani, il che poteva aver già fatto. Sono imperatore, diceva Daniel, e il prossimo anno sarò cavaliere della regina. Va bene, Dan, dissi, ma andiamocene ora che siamo ancora in tempo. È colpa vostra, egli disse. Perché non avete sorvegliato meglio l'esercito? C'era la rivolta che covava e non ne sapevate nulla. Voi, maledetto macchinista, collocatore di rotaie e coniglio che non siete altro. Se ne stava seduto sopra una roccia e mi copriva di tutti gli insulti che gli venivano alle labbra. Io ero troppo addolorato per curarmene, sebbene fosse stata la sua sciocchezza a condurre a tutta quella rovina. Me ne dispiace, Dan dissi, ma non possiamo far nessun conto sugli indigeni. Per ora tutto va in malora per noi, ma forse potremo tentare qualcosa quando saremo a Bashkai. Allora andiamo a Bashkai, disse Dan, e per Dio, quando tornerò qui spazzerò la ballata in tal modo da non lasciar vivi nemmeno i pidocchi delle coperte. Camminammo tutto il giorno e tutta la notte, e Dan calpestava su e giù la neve, masticandosi la barba e borbottando fra sé. «Non c'è speranza di uscirne alla pulita», disse Billy Fish. «I preti avranno spedito i messaggeri ai villaggi a dire che siete soltanto uomini. Perché mai non avete seguitato a farvi passare da dei finché le cose non erano più sicure?» «Io sono un uomo morto», disse Billy Fish. E si gettò nella neve e cominciò a pregare i suoi dei pagani. La mattina dopo eravamo in un paese impervio, tutto alti e bassi, senza un po' di terreno piano e privi di cibo. I sei uomini di Bashkai fissavano Billy Fish con occhi bramosi come se volessero chiedergli qualcosa, ma non dicevano mai una parola. Verso mezzogiorno arrivammo sulla cima di una montagna piatta tutta coperta di neve e quando ci arrampicammo su di essa vedemmo che un vero esercito ci aspettava nel mezzo. I corrieri non hanno perso tempo, disse Billy Fish con un sorrisetto. Ci stanno aspettando. Tre o quattro uomini cominciarono a sparare dal fianco dei nemici e per caso colpirono Daniel ad un polpaccio. Questo lo richiamò alla realtà. Guardò dall'altra parte della neve l'esercito e vide che sparavano proprio con quei fucili che avevamo portato nel paese. Siamo perduti, disse. Sono dei veri inglesi, questa gente. Ed è stata la mia maledetta stupidaggine a rovinare tutto. Tornate indietro, Billy Fish, e portate via i vostri uomini. Avete fatto quel che potevate, ed ora mettetevi in salvo. Cornean, disse, stringetemi la mano ed andatevene con Billy. Forse non vi uccideranno. Andrò io e li affronterò da solo. Sono stato io che ho provocato tutto ciò, ed io sono il re. Andate, dissi io, andate all'inferno, Dan, io starò qui con voi. Billyfish, mettetevi in salvo, e noi due andremo incontro a quella gente. Io sono un capo, disse Billyfish calmo calmo. Starò con voi, i miei uomini se ne possono andare. Gli uomini di Bashkai non aspettarono una parola di più. E se la detterò a gambe, mentre Dan, io e Billy Fish ci avviamo verso dove rullavano i tamburi e suonavano i corni. Faceva freddo, un freddo terribile, ed ora ho quel freddo nel retro della testa. Si ammassa qui nella nuca. I punkaculis se n'erano andati a dormire. Due lumi a petrolio ardevano in redazione e il sudore mi ricorreva sul viso e schizzava sulla cartella. Carnean, rabbrividiva, ed io temevo che la sua mente stesse per svanire. Mi asciugai il viso, strinsi quelle mani miseramente maciullate e dissi: "Che cosa avvenne dopo?" Il momentaneo distornarsi dei miei occhi aveva spezzata quella nitida corrente. "Che cosa avete detto?" mugolò Carnean. Lo presero senza far rumore, non il più piccolo mormorio si udiva sulla neve. Sebbene il re abbattesse il primo uomo che mise le mani su di lui, sebbene il vecchio Picci sparasse la sua ultima cartuccia nel folto degli uomini, non un solo rumore fecero quei porci. Ci si affollarono intorno ed io vi dico che le loro pellicce puzzavano. C'era lì un uomo chiamato Billy Fish, un buon amico di tutti, e gli tagliarono la gola, signore, proprio in quel momento e luogo, come ad un vitello e il re calpestò la neve insanguinata e disse «Abbiamo proprio speso bene il nostro denaro, e ora dove andremo a finire?» «Ma Picci, Picci tagliaferro, ve lo dico in confidenza, signore, come fra due amici, perse la testa, signore». «No, non fu lui a perdere la testa, ma il re». «Sì, proprio così, lungo uno di quei maledetti ponti di corda». «Per piacere, datemi il tagliacarte». Si piegò a questo modo. Lo fecero camminare per un miglio in mezzo alla neve fino ad un ponte di corda sopra un burrone in fondo al quale c'era un fiume. Se aveste visto, lo spingevano dal di dietro pungolandolo come un bue. Maledetti i vostri occhi, disse il re. Credete che non sappia morire come un gentiluomo? Egli si volse a Picci. Picci stava piangendo come un bambino. Sono stato io che vi ho portato a questo, Picci, disse. Vi ho strappato dalla vostra vita felice per portarvi a morire nel Kafiristan, dove eravate l'ex comandante in capo delle forze dell'imperatore. Vi dico, perdonatemi, Picci. Vi perdono, disse Picci. Pienamente e liberamente vi perdono, Dan. Stringiamoci la mano, Picci, disse. Ora vado. Si fece avanti senza guardare né a destra né a sinistra. E quando fu proprio nel mezzo a quelle corde vertiginose e oscillanti, Tagliate, mascalzoni! gridò. E quelli tagliarono, e il vecchio Dan cadde, roteando su se stesso per una ventina di chilometri, perché ci volle mezz'ora prima che precipitasse nell'acqua. Ed io vidi il suo corpo attaccato ad una roccia con la corona d'oro accanto. Ma voi volete sapere che cosa fecero a picci fra due tronchi di pino? Lo crocifissero, signore come dimostreranno le mani di Picci. Usarono cavicchi di legno per le mani e per i piedi, ma Picci non morì. Lo appesero lì e urlavano e il giorno dopo lo tirarono giù e dissero che era un miracolo che non fosse morto. Lo calarono giù, povero e vecchio Picci, che non aveva fatto loro nessun male. Che non aveva fatto loro nessun. l'uomo barcollava qua e là e piangeva amaramente. Poi si asciugò gli occhi con il dorso delle mani segnate da cicatrici e si lamentò come un bambino per almeno dieci minuti. Furono abbastanza crudeli da dargli da mangiare nel tempio, perché dicevano che era più Dio del vecchio Daniel, che era un uomo. Poi lo gettarono sulla neve e gli dissero di tornare al suo paese, e Picci vi giunse dopo circa un anno, mendicando per le strade, sano e salvo. Perché Daniel Dravò gli camminava davanti e gli diceva: Andiamo, picci. È una grande cosa quella che facciamo. Le montagne danzavano di notte e le montagne cercavano di cadere sulla testa di picci. Ma Dan gli dava la mano e picci se ne venne piegato in due. Egli non lasciò mai la mano di Dan e mai lasciò andare la testa di Dan. Gliel'avevano data nel tempio per ricordargli di non tornare più. E sebbene la corona fosse di oro puro, e Picci morisse di fame, non volle venderla mai. Voi conoscevate Dravò, signore. Voi conoscevate il giusto onorevole fratello Dravò. Ebbene, ora guardate. L'uomo cercò a tastoni nella massa dei cenci che aveva intorno alla vita incurvata. Tirò fuori una sacca di crine nero ricamata di fili d'argento e la scosse sul mio tavolo facendovi cadere la testa disseccata e raggrinzita di Daniel Dravò. Il sole del mattino, che da lungo tempo aveva fatto impallidire i lumi, colpì la barba rossa e i ciechi occhi infossati. Colpì anche un pesante cerchio d'oro guarnito di turchesi gregge, che Carnean pose teneramente sulle tempie pestate. «Ed ora ecco l'imperatore», disse Carnean, «nel suo abito come ha vissuto» il re del Kafiristan con la corona in testa. Povero Daniel che una volta era un monarca. Mi vennero i brividi, perché nonostante le molteplici trasfigurazioni riconobbi la testa dell'uomo della dilamazione di Marwar. Carnean si alzò per andarsene, io cercai di fermarlo. Non sembrava che potesse camminare. Lasciatemi portar via il whisky e datemi un po' di denaro disse ansimando. Una volta ero re, andrò a trovare il deputato commissario e gli chiederò di ricoverarmi all'asilo finché non abbia riacquistato la salute. No, grazie, non posso aspettare che facciate venire una carrozza. Ho urgenti affari privati nel sud a Maroar uscì di redazione muovendosi goffamente. E si avviò in direzione della casa del deputato commissario. Quel giorno verso le dodici ebbi occasione di passare per il mal afoso e accecante, e vidi un uomo curvo che si trascinava lungo la polvere bianca al margine della strada, con il cappello in mano, canticchiando con voce tremolante alla maniera dei cantanti di strada. Non c'era un'anima in giro e lui era lontano dalle case, sì che nessuno poteva udirlo cantava con voce nasale e nel cantare volgeva la testa da destra a sinistra. Il figlio dell'uomo va alla guerra, a conquistare una corona d'oro, sventola la sua bandiera rosso vivo, chi lo seguirà nell'impresa? Non aspettai di sentire altre, ma caricai il poveretto nella mia vettura e lo portai al più vicino missionario per farlo eventualmente trasferire al manicomio. Egli ripete l'inno altre due volte, mentre era con me, e questo fece senza minimamente riconoscermi e lo lasciai che lo ricantava al missionario. Due giorni dopo mi informai della sua salute presso il soprintendente del manicomio. Quando fu ricoverato era colpito da insolazione. E è morto ieri mattina presto, disse il soprintendente. È vero che era stato mezz'ora a testa nuda sotto il sole di mezzogiorno? Sì dissi. Ma non sapete se per caso avesse qualcosa addosso quando è morto? Non mi risulta, disse il soprintendente. E la cosa finì lì.